Adesso una bella passeggiata e poi subito in cucina. Ci vuole un po' d'aria buona prima di chiudersi. Buongiorno amici. Scusate, ma il rossetto, l'unica cosa, ma quello non deve mancare mai. Allora, oggi sto preparando una torta fresca al melone. Seguitemi, vi farò vedere la ricetta, ok? Ciao ciao e buona giornata. Non è tanto bel tempo, ma insomma, prendiamo quello che viene, dai. Per cominciare, un chilo di melone al netto. Questo è dolcissimo, che sia dolce. Per cominciare serve un chilo di melone al netto. Avevo preparato la vaniglia in caso se no, che non fosse tanto dolce, ma da come l'ho assaggiato è buonissimo. Quindi non serve. Ho messo a mollo 18 grammi di gelatina e procediamo. Allora a metà devo frullare. Taglio i pezzettini. Frulliamo bene. Facciamo una bella piega. E questa sembra a posto. Mezzo litro di panna già zuccherata. La metto neve. Ho scaldato nel microonde fogli di gelatina con 4 cucchiaini di acqua, al limite anche sul gas, io per fare più veloce, e ho preparato qui. Adesso nella panna verso il melone frullato. Aggiungere 500 g di yogurt bianco naturale, questo contiene 400, quindi ho preso anche un piccolo. Se rimane qualcosa, c'è sempre Vita che assaggia, eh. Ecco qui, lascio. Questo rimane per me. Frulliamo ancora, a piano. Alla fine i fogli messi nel microonde.
metto in frigo, il melone per decorare, che mi serve per ultimo. Ho preparato i savoiardi, acqua e zucchero, per la bagna, questi in caso se avessi bisogno ancora, e procediamo . Allora, ho preso un piatto da portata direttamente, ho messo questo della tortiera a cerniera, bagno i savoiardi, comincio dalla metà, e copro tutto. Ho coperto il piatto e adesso ci versiamo tutta la crema. Così. Ho buttato tutto a lavare, quindi mi rimane il dito pulito. Adesso mettiamo 3 ore in frigorifero, oppure se volete in giornata anche nel congelatore. Io adesso vi ripeto gli ingredienti. Se non mi fossi spiegata bene, allora 1 chilo di melone già pulito, 1 chilo netto, savoiardi 12, quello che servono, savoiardi, 400 ml di panna zuccherata, 500 g di yogurt cremoso bianco, 18 g gelatina in fogli, acqua e zucchero. Questi sono gli ingredienti. Adesso aspettiamo quando sarà addensata. La decoriamo insieme. Per ora vi saluto. La torta si è solidificata. Allora, prima la passo così per staccarla. Si può assaggiare? Io comincio a tagliare le fettine così, piccole.
Non si spegne. Cominciamo a decorare. Comincio da qui. Giriamola così è più comodo. Ecco, la torta è finita. Adesso, ragazzi, incrociamo le dita ed ecco la mia torta è finita. Che anche la rima. Cosa vi sembra? Cosa dite? Prendo un piattino. Voglio proprio tagliare una fettina perché altrimenti io rischio di non assaggiarla. Se volete, guardate che bontà, se volete per un compleanno, per una cerimonia, potete mettere anche savoiardi in giro in giro. Io l'ho fatta per noi, l'ho fatta così semplice. Devo rassodarla ancora un pochino, ma fantastica. Mi consiglio di ripeterla, di farla. Ciao ciao amici, io continuo ad assaggiare fino a quando non sono convinta al 100%. Ciao ciao. E per finire ve la mostro in tutta la sua bellezza, amici. Qui la fetta. Guardate. Una vera bontà.